un giorno qualunque. Camminava, anzi trottava, come un giovane puledro, sul ciottolo e terriccio dall'aspro odore di muschio che le penetrava nelle narici. Le fronde basse degli alberi e gli alti cespugli le difficoltavano a volte l'ascesa. Le piaceva andare in quel posto solitario per quel sentiero. Le costava fatica la salita, si doveva concentrare per non scivolare. Ansimava e poteva così mettere a dura prova il suo corpo pigro. Era quasi come un dovere che si preponeva quando aveva bisogno del verde, dei rumori e degli odori della terra. Arrivata in collina sul pendio, vide un prato fiorito, folto e di tutti i colori. Era l'esplosione della natura d'estate, quella che resiste a tutte le piogge e le grandini, quella che, sicura e consapevole della sua bellezza, si oppone agli arroganti scempi degli umani, quella che ti protegge e rassicura se ti ci stendi dentro. Eppure non lo fece. Si andò a cercare invece il prato falciato. Era secco e giallino, come lo è appunto il fieno misto a paglia. Era proprio caldo dal sole che lo irradiava. Quel tepore avvolgeva le membra e palpava l'anima. Quanti animali ci avrebbero goduto a stare lì a brucare? Invece si godette la solitudine del silenzio di quel giorno qualunque. Pensieri qualsiasi di un giorno qualunque possono diventare straordinari pensieri. E infatti pensò, per esempio, che raramente ci si siede su un prato falciato a pensare. Oggi tutto è di breve durata, tutto è in prova, tutto è revocabile alla prima difficoltà, anche quanto appena deciso. Tutto è senza memoria. Bello era quel sole caldo sul viso. Bello. Bello. Io ho pensato a Roberta in Andalusia mentre leggevo questa cosa. Un pochino, no? Forse.